Ciao ragazzi, sono Tony, bentornati in questa nuovissima lezione gratuita per quanto riguarda il trading e quindi tutto il corso completo che sto portando per voi gratuitamente sul mio canale. Quest'oggi vedremo un'introduzione perché faremo degli altri video, quindi ragazzi nei commenti ditemi se siete curiosi, se vi piacciono questi metodi e altre cose, sull'analisi volumetrica e quindi l'analisi dei volumi. Partiremo dalle basi e poi arriveremo addirittura a cose molto 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 complicate. Quindi ora andiamo subito a vedere di cosa stiamo parlando, che è un grandissimo supporto per le vostre analisi. Ovviamente ragazzi, come sempre ricordo, il percorso che trovate qui gratuito su YouTube è veramente eccellente, ma in descrizione potete trovare tutti i link per accedere alla Wolf Academy, l'Academy creata da me, dove seguo oltre 1000 ragazzi, dove io e il mio team garantiamo risultati reali e costanti nel tempo. Anche per una consulenza gratuita, ragazzi, trovate tutti i link in descrizione, in questo modo potete avere tutte le informazioni che vi servono. Detto questo, andiamo subito a controllare e a vedere che cosa faremo oggi insieme. Allora, signori, eccoci in questo video. E vi farò vedere le operazioni a fine video che ho fatto nella mia sala segnali, dove i nostri studenti fanno copy trading seguendo le mie operazioni, e vi faccio vedere come quello che vi spiegherò oggi potrà veramente darvi un enorme aiuto. Ok, allora, come prima cosa io direi di partire da che cosa sono i volumi. Questa lezione, ragazzi, è sempre un estratto del mio corso, soltanto che faccio, diciamo, un breve riassunto e vi faccio capire che cosa sono i volumi e che cos'è l'analisi volumetrica. Allora ragazzi, partendo da che cosa sono i volumi e che cos'è l'analisi volumetrica, i volumi non sono altro che, come già abbiamo spiegato tantissime volte, i livelli che sono importanti, quindi quanti contratti ci sono e vengono scambiati in una determinata unità di tempo, ok? Quindi quando per esempio noi avremo, ora vi tolgo tutto perché è quello l'indicatore, queste candele grosse, noi sappiamo che qui ci sono stati tanti scambi, tanti volumi, quindi tante persone effettivamente hanno comprato manualmente e hanno fatto salire il mercato oppure scendere. Come vedete, questo volume è molto più alto rispetto a questi, ma noi non tratteremo i volumi in base al tempo ma in base al prezzo, quindi vedremo step per step, passo passo, quando i volumi si ingrossano e quando i volumi diventano più piccoli. In questo modo riusciamo a individuare che cosa, signori? Riusciamo a individuare delle aree particolari che possono fungere da supporto e resistenza. Il primo indicatore che voglio farvi vedere è questo qua, e si trova in questo punto qui, e si chiama profilo volume a intervallo fisso. Allora, io ora ve lo disegno e vi faccio capire che cosa e come funziona. Guardate, si prende un massimo, un minimo, come già abbiamo detto tante volte, con Fibonacci e tantissimi altri strumenti. Allora, che cosa crea il volume? Guardate ragazzi, il volume qui, questo indicatore, o meglio strumento, ha creato dei volumi sopra il prezzo. Che cosa significa? Se noi analizziamo bene, esistono tre tipologie, potrebbero essere anche quattro, però io le riassumo in tre tipologie di volumi che potremo avere. Potremo avere i volumi di questo genere, guardate, poi picco, sembra una cosa brutta, però va bene, penso di avervi capito. E poi ci sono, signori, le altre tipologie di volumi, ora ve le faccio vedere, ve le disegno, e c'è la tipologia di questo genere, quindi dove i volumi, come ben potete vedere dal primo e dal secondo esempio, sono distribuiti in modo totalmente diverso. Qui è distribuito al centro, qui è distribuito un po' sopra e un po' sotto, e poi c'è una parte dove è distribuita magari totalmente sopra, tipo quindi magari così, ok, e poi qui non c'è niente. Ok, quindi potrebbero essere al centro che formano una B, come in questo caso, al centro solamente una parte, come questa qui, oppure solamente sopra, oppure solamente sotto. Questo che cosa serve a capire? Rappresenta, quindi vi ho fatto uno schizzo al volo, la concentrazione di volumi che ci sono, e quindi la concentrazione di persone effettive che hanno comprato e venduto e che hanno fatto salire i volumi. Tutta questa concentrazione, signori, va a creare nei volumi un ostacolo, quindi un supporto o una resistenza. Infatti, guardate questo rialzo, no? Questo rialzo, nell'analisi volumetrica, va a significare che, guardate anche il caso, dove c'è tutta la candela gialla, quella grossa, i volumi sono rossi. Infatti non ci sono volumi, e significa che qui ci sono stati compratori in un unico verso, cioè ci sono stati azionisti del mercato che hanno solo comprato, ok? Come finisce il rialzo, e c'è questa breve fase, i volumi, come vedete, non sono più rossi ma blu, perché c'è stato un equilibrio tra bid e ask, tra offerta e domanda, e quindi tra compratori e venditori. Per riassumere bene l'analogia, scusatemi, l'anatomia di questo strumento, la parte blu, quindi da qui a qui, viene rappresentata come
Volume Area, quindi rappresenta, ora vi tolgo anche questo, viene rappresentata come la parte dove ci sono stati, come ho detto prima, un equilibrio tra domanda e offerta del mercato, quindi in questa parte qui, ok? La parte rossa invece va a significare che ci sono stati dei vuoti volumetrici e che quindi il prezzo dovrà ritornare esattamente da dove è partito, cosa che poi effettivamente ha fatto. Tutte queste, cliccando sul tasto destro qui, potete attivare la volume area low e la volume area high, che vanno a tipo disegnarsi, queste qua potrebbero essere la zona in cui il prezzo prossimamente potrebbe reagire, ok? E poi infatti il prezzo magari potrebbe ritornare in questa zona qua e poi riscendere, ok? Quindi questa zona qui, ragazzi, serve per capire bene dove il prezzo ha reagito. Infatti, guardate, se io allargo lo strumento, lo faccio da qui, anzi, facciamolo, no, solitamente si prendono le rotazioni di prezzo, quindi da massimo a minimo, oppure tutte le fasi laterali. Prendiamo questa fase laterale, tipo da qua fino a che è crollato, ecco, da qua, e come vedete spunta una linea rossa, ok? Quindi guardate, ogni volta che c'è una discesa, una salita forte, più o meno forte, i volumi sono rossi e quindi non rappresenta la zona, la maggior zona di concentrazione dove i volumi sono effettivamente avvenuti. La parte blu, ok, quindi TradingView potrebbe settarvi direttamente blu, se volete rossi come i miei basta chiamate qua e mettete volume acquisti e volume vendite in rosso, tutti e due, ok? Quindi in questo modo riuscirete a avere esattamente come me, se non ve lo dà esattamente così. Infatti se voi zoomate qui, ovviamente vedete ci sono tutti questi volumi, no? Questi volumi qui, gialli e blu, rappresentano la concentrazione massima che il prezzo ha avuto. Infatti se poi noi andiamo a vedere, la linea rossa compare, quindi questa qui, volume area low e high, sono i supporti e le resistenze dell'area, ok? Dell'area. Ma la parte importante che io uso personalmente è il POC, ovvero Point of Control, che vuol dire il punto in cui ci sono stati, di tutta la sessione che noi abbiamo selezionato, il massimo scambio e quindi il punto principale che noi dobbiamo tenere in considerazione. Infatti che cosa succede, signori? Che nel momento in cui, guardate qua, noi abbiamo preso questa differenza da qua a qua, questa fase laterale, perché sì è una discesa ma è una fase laterale, vedete, perché poi lui prende ed questa fase qui prende, boom, ed esplode. Guardate lui cosa fa, se è andata in frame bassi. Dopo che ha rotto questi minimi, ve li disegno, guardate, lui ha rotto 1, 2, 3, 4 e 5, il prezzo ritorna esattamente sul POC, ritorna esattamente sulla zona rossa per poi dare una reazione veramente potente, ok? Quindi in questo caso noi usiamo, oltre il supporto, l'analisi tecnica perché, e le resistenze, perché ovviamente ragazzi qui c'è una resistenza, mi sembra ovvio, ve la disegno, quella in blu, spero che si veda, questa è una resistenza, mi tolgo questa zona grigia. Quindi capite, in questo modo noi riusciamo a più o meno a capire dove il prezzo riuscirà a tornare. Ok, quindi potete scegliere voi le zone da prendere in considerazione, potete scegliere le fasi laterali, tipo questa qui, ve ne faccio vedere un'altra. Potete scegliere le fasi laterali oppure le rotazioni di prezzo a rialzo o a ribasso. Guardate qua il prezzo cosa fa, fa la stessa cosa, guardate, rompe questi minimi, quindi questa zona laterale, perché si vede, questa è tutta una zona laterale, ok? Poi il prezzo ritorna nella zona tra la resistenza e il POC, quindi qui, guardate, dà la sua reazione in modo perfetto e scende. Visto? E questo è il bello dei volumi, perché permettono di analizzare quello che c'è veramente dietro il mercato dei compratori e dei venditori, perché ricordate che il volume è lui che sostiene il prezzo e non il contrario. Senza il volume, ragazzi, il prezzo non va da nessuna parte. Se ci sono candele grosse senza volumi alti, significa che non c'è nessuno in realtà dietro quel acquisto o quella vendita. Quindi vedete, io posso anche andarmi a selezionare la rotazione che c'è stata qui, da questa rottura a giù. Scusate, ora me la disegno bene, perché poi qui ha chiuso il mercato, perché questo video lo sto registrando il 25 settembre, che è domenica. Tipo, se io vado a prendere l'ultima rotazione, no? Quindi da quando ha rotto questi minimi qui, questi, fino a giù, il POC è qua. Quindi significa che in questa zona ci sono stati più scambi rispetto al normale. Infatti, come vedete, in questa zona di discesa i volumi sono stati per la maggior parte rossi, però tutta questa zona qui rappresenta la volume area che noi andremo a prendere in considerazione. Infatti, se poi noi andiamo a riprendere la stessa volume area di prima, quindi da questo minimo a da dove appunto è rotto, ecco che spunta l'altro POC, quello rosso. Quindi io mi aspetto che cosa, ragazzi? Che il prezzo faccia
una roba del genere, guardate, guardate, fino ad arrivare in corrispondenza del POC, che è questa linea qui, ok? O comunque questa zona qua, no? Dove c'è la value area, tutta questa, quindi non dove sono i volumi rossi, perché per me lì è una zona morta, per poi avere una reazione simile e rifare magari una cosa così. Vedete, scendere, fare nuovi massimi e minimi decrescenti. Ok? È questo che io mi aspetto ed è per questo che uso le zone di analisi volumetrica. Tutta la parte rossa, ragazzi, rappresenta il vuoto volumetrico, quindi rappresenta una parte che deve necessariamente essere recuperata, come è già successo da questo rialzo da qui a qui che abbiamo visto prima, ve lo disegno, ok? E come sicuramente, vedete, il POC era qui, tutta questa linea rossa, cioè guardate addirittura qua cosa succede, quando non ci sono addirittura i dentini rossi, quindi non ci sono i volumetti, perché qui, se io vi zoomo, qui ci sono i volumi, ma guardate, sono bassissimi. Qui ci sono, ma sono rossi. Quindi quando addirittura non ci sono i volumi o sono rossi o scarseggiano, vuol dire che la reazione sarà ancora più forte al ritorno. Infatti guardate qua il prezzo, quando ha rotto è stato potente, ha recuperato tutti i volumi e è andato addirittura a rompere tutta questa, tutto questo, scusatemi, supportino che c'è qua. Ok? Quindi ecco perché l'analisi volumetrica, questa è solo un'introduzione, ragazzi, perché ci sono cose che ancora sono molto più avanzate, però andiamo con calma, che vi possono veramente dare una mano, ok? E questo strumento è gratuito, poi ovviamente ci sono altri strumenti, potrei farvelo vedere con il replay da qua, ma no, non serve perché non ha senso. Però ci sono altri strumenti, tipo io per esempio posso eliminare tutti, e c'è uno strumento a pagamento su TradingView che si chiama, andate ad andare su tecnici, profilo di volume, e mettere profilo volume di sessione, vi mette in automatico fino alla fine dei tempi, indietro e avanti, i volumi automatici per sessione, quindi tutta la zona che prende è la giornaliera. Infatti se vedete, questa zona parte dalle 23 e finisce alle 23, poi di nuovo parte dalle 23, finisce alle 23 e poi di nuovo dalle 23 alle 23, e questo è quello che potrebbe andare a succedere. Potrebbe anche succedere che il prezzo si fermi in questa zona qua grigia, perché c'è questo POC qui prima di arrivare qua. Ed ecco ragazzi, per cui bisogna sempre aspettare una conferma, come ho sempre detto, però i volumi, come vedete, danno un enormissimo vantaggio, quindi o li mettete agli indicatori oppure ve lo fate voi da qui con l'indicatore di sessione, e vi aiutano tantissimo a capire quello che c'è veramente dietro il mercato, perché la differenza tra bid e ask, che va a creare il mercato stesso anche con lo spread, serve a capire quanti compratori e venditori ci sono, ed è proprio quella differenza che crea tanti volumi, che può creare vuoti volumetrici che poi possono essere recuperati, infatti come è successo qui, che non ci sono volumi e il prezzo boom li ha recuperati. Ok? Sono tutte queste situazioni qui, poi approfondiremo sicuramente questo video, infatti ditemi nei commenti se vi piace l'analisi volumetrica tantissimo, perché poi ci sono cose avanzatissime, però questa è solo la base, che servono ad aiutare a capire dove il prezzo può finire, ovviamente commettendoli con Fibonacci, supporti, resistenze e via dicendo. Ok? Quindi è questo quello che dovete fare, andare sempre a mettere le cose insieme. Per concludere ragazzi, ricordatevi che l'analisi volumetrica, e quindi questo strumento qua, vi permette di analizzare quanti volumi ci sono in sessione rispetto al prezzo e non rispetto al tempo, perché questi di sotto sono volumi rispetto al tempo e non vanno confusi con quelli rispetto al prezzo, perché i volumi vanno a sostenere la salita o la discesa del prezzo, e se non ci sono volumi potenti tipo qui, vedete qui che non ci sono volumi, vuol dire che c'è qualcosa che non va, e quindi il mercato ha agito d'impulso, ha agito veloce, e questa parte deve essere recuperata, cosa che effettivamente è successa. Tutta questa parte qua è stata recuperata da tutta questa parte qua. Ok? Quindi, mentre tutte le zone, queste qui, che sono specialmente quella rossa, rappresentano la value area, rappresentano golden, sono delle golden zone dove il prezzo può ritornare, come in questo esempio qui, per poi riscendere. Bene. Quindi ragazzi, spero che questa lezione di introduzione sull'analisi volumetrica vi sia piaciuta. In tal caso lasciate un bellissimo mi piace, commentate, ditemi se vi sta piacendo il percorso, se volete un approfondimento su tutto questo discorso qui di analisi volumetrica, e fatemi sapere nei commenti ragazzi che come sta andando il vostro trading, se state facendo qualcosa, non so, ditemi voi. Mentre, se volete accedere ai nostri percorsi esclusivi della Wolf Academy, dove avete seguiti da me in persona con oltre 7 anni di esperienza, trovate tutti i link in descrizione, dove potete parlare sia con me, con il mio team, in modo gratuito. Quindi, io vi aspetto. Detto questo, noi ci sentiamo alla prossima lezione gratuita. Questa, ragazzi, è una lezione veramente di enorme valore, perché è una base per andare oltre. Per questo video è tutto, qua è Tony, e ci sentiamo alla prossima. Ciao!